Ciao ragazze, bentornata nel canale. Allora, oggi voglio farvi un test and tell e ho deciso di provare con voi le nuove lingerie di NYX, che ormai non sono più nuove perché sono tipo in giro da, non lo so, almeno 2 o 3 mesi, però io purtroppo le ho appena avute, cioè nel senso le ho appena acquistate e quindi non potevo farvele vedere prima, ovviamente. Ho acquistato 4 colorazioni, tra cui Push Up, che è la 0, oddio, che è la 06, poi Teddy che è la 10. Potete vedere la differenza: questo è Push Up, questo è Teddy, questa è Embellishment che è la 02 ed è un pochino più violacea, e poi quella che secondo me è il top, vabbè, il corset, che è la numero 09 ed è questa qui. Allora, come vedete, nonostante siano più o meno simili come colori, io ho cercato di prendere qualcosa che si distinguesse, insomma, quindi corset che è leggermente più beige, poi c'è Push Up che è un po' più rosata, Teddy che va più nel marrone, si vede, e questo Embellishment che invece va più nel viola. Allora, non so quale provare, sinceramente, però visto il trucco, credo che Push Up sia quella. Ok, quindi proseguo con l'applicazione. È la prima volta che l'applico, ovviamente. È impalpabile. È divino, è un colore veramente divino. Credo di aver trovato il nude perfetto. E in camera sembra leggermente più rosa di quanto non è in realtà. Comunque il colore è questo qui. È abbastanza fedele. Faccio uno swatch sulla mano perché non l'ho ancora mai visto. Vediamo se è simile. Sì, è assolutamente identico sulle mie labbra. Quindi il colore è questo qua. E mi piace tantissimo. Praticamente l'ho appena applicata e è già no transfer, quindi è assolutamente asciutta, non lascia nulla. Io sono sconvolta. Spero che mi duri nel corso del tempo. Bene, adesso sono le, un attimo perché non ho un orologio. Adesso sono le 15 e 18. Come avete visto, adesso sono le 15:18 e ho appena applicato la tinta, quindi ovviamente adesso passerà del tempo, mangerò qualcosa e vi farò sapere come procede la situazione. Quindi ci vediamo dopo. Come vedete, sono le 17:06. Allora, come avete visto, sono le 17:06 e per ora non ho ancora mangiato, soltanto bevuto acqua. E non so se riuscite a vedere, ma qui nella parte interna praticamente si è creata una linea. È tono su tono, quindi non mi crea disturbo per ora. Spero che rimanga così e non vada appunto ad enfatizzarsi. Adesso vado a mangiare, penso che mangerò qualcosa di secco, tipo taralli, comunque qualcosa di veloce, e poi vi faccio sapere cosa succede.
Bene, siamo tornate. Sono le 18:51, quindi ho questa tinta da più di 3 ore ormai e ho mangiato dei taralli, del parmigiano e un ghiacciolo. Col ghiacciolo l'ho messa un po' dura prova, infatti nella parte interna qui sta sparendo, però nulla che non si possa ritoccare e ovviamente essendo un colore così chiaro non si percepisce, cioè giusto così. Non si vede. Mangerò qualcos'altro più tardi, penso che riuscirò a cenare. Sì, dai, la tengo fino a cena e vediamo un po' cosa succede. Allora, ragazze, sono le 22:13 e io ho cenato. Ho mangiato del riso, un'insalata di riso con farro, dei formaggi, insomma, un po' di cose. E come vedete il mio rossetto è ancora qui. Oddio, non so quanto si possa vedere con questa luce, però il rossetto c'è. E io sono sconvolta perché sembrava stesse venendo via all'inizio, però poi è rimasto tranquillamente, ha resistito a tutti i pasti. E tra l'altro la linea che si vedeva all'inizio adesso non si vede più. Quindi sono contentissima di questo, la resa è fantastica e per me il test è superato, quindi vi consiglio assolutamente questa colorazione. Se vi piace questa tipologia di video fatemelo sapere, così posso pensare di farli anche per gli altri colori, sempre se ovviamente vi interessano. Quindi mi raccomando, commentate questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!